Carissimi, permettetemi una breve parola oggi. Non se ne può più, non se ne può più di alcuni commenti, articoli di zelanti cattolici più tradizionali della tradizione che si stracciano le vesti perché la Chiesa cattolica non celebra più pubblicamente le messe per i fedeli, quasi che i preti abbiano abbandonato i fedeli. Certo, dovremmo riflettere su molte cose, sui rapporti con lo Stato, su come la Chiesa si è concepita in questi anni rispetto alle leggi dello Stato, su un vuoto riguardo alla dottrina sociale della Chiesa. Ma non è mia intenzione affrontare adesso tutto questo. Vorrei solo dirvi una parola chiara sulla questione delle messe chiuse al pubblico. Ma scusate, quando nostro Signore Gesù Cristo ha celebrato la grande messa della sua crocifissione, con la quale ha pagato il prezzo dei nostri peccati e ci ha redenti, non era forse abbandonato? Non era forse lasciato solo da tutti? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Grida nostro Signore sulla croce. E in questi anni noi non abbiamo più volte detto che la messa non prende valore dal fatto che ci siano i fedeli che pregano, ma che l'atto salvifico di Gesù Cristo è presente nella messa perché il sacerdote, in persona Cristi, nella persona di Gesù, celebra il santo sacrificio. Non abbiamo in questi anni, reagendo contro questa eccessiva comunionarità della messa, questa assemblearità, le assemblee dei fedeli, le preghiere, la preghiera dei fedeli, i fedeli che concelebrano col sacerdote, tutte queste aberrazioni di vocabolario anche che si sono usate in questi anni nella riforma liturgica, o per propagandare la riforma liturgica, non avevamo reagito facendo poesia anche sul fatto che un sacerdote da solo in un eremo può celebrare sull'altare la Santa Messa e quella messa ha valore per il mondo intero e per la salvezza di tutti gli uomini. Ebbene, adesso è il momento in cui ci è chiesto di vivere questo, senza piangere come dei bambini capricciosi. Noi preti continuiamo a celebrare la messa sugli altari che il Signore ci ha dato. E quella messa che viene quotidianamente celebrata da ogni sacerdote ha un valore enorme per ciascuno di voi che state ascoltando e per tutte le anime che desiderano la grazia. Allora, smettiamola di dire che non si celebra più la messa. Smettiamola di dire che la Chiesa ha abbandonato la società. Poi vorrei sapere cosa fanno durante la giornata tutti quelli che commentano così, in modo cattivo, sulla Santa Chiesa di Dio. Cosa fanno? In quale ospedale sono andati? In quale corsia si sono resi utili? No, parlano, parlano, scrivono, scrivono, mettendo ansia nei fedeli che si sentono abbandonati. No, cari fedeli, non siete abbandonati. La messa non prende valore perché ci siete o no. La messa ha valore in sé. È necessario che ci sia il prete che celebra nella persona di Gesù Cristo. Per questo è necessario che ci siano tanti preti. Allora, che questa crisi della società dentro questa epidemia ci porti anche non solo a pregare perché ci siano molti sacerdoti, ma a lavorare perché le vocazioni possano nascere, a partire da casa nostra, cambiando lo stile di vita, facendo in modo che i giovani crescano in modo diverso,
smettendola di essere inzuppati di sport e stupidità. Forza, non diamo ascolto a tutti questi tragici che poi non faranno niente. E mi raccomando, quando fra presto, fra breve, certamente, le chiese saranno riaperte, allora in massa a messa. Vorrò vedere se questo capiterà. In massa a messa all'altare del Signore, con fedeltà, con fedeltà. Altrimenti dimostriamo di essere solo dei bambini capricciosi. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo.